chiamate Pussole. Molto veloce, perché sto per portarvi un video che vi farà morire dal ridere. Lui sarà il protagonista insieme a me di questo video, perché io e Cocco ora vi presenteremo... Che cosa gli presentiamo? L'intervista doppia mamma e figlio cane. Sei pronto? Iniziamo! Nome: Sabrina Doggy. Cognome: Cereseto, perché tutti sbagliavano a scuola, cioè non solo a scuola, a lavoro. Cereseto. Burrito. Data di nascita: 16 giugno 1988. Precisamente non lo so, ma ho fatto da pochissimo 2 anni. Soprannome: Ale mi chiama Gamer. Che gioia. Avete un minutino? Allora, Goggo, Cocco, Bimbo, Ciambellino, Ministro, Beppe Puzzicchio, L'Infucito e però la mi ferma. Professione: io faccio la content creator. Sentite che inglesismo. Si dice amore inglesismo, ok. Mangiatore di snacks: chi sono i tuoi genitori? La mia mamma è Monica e il mio papà è Marino, MM. Mamma Sabri e papà Ale. Quanti fratelli hai? Ho un fratello, Thomas, una sorella, Nicole, e 2 fratellastri, Tommaso e Nicolò. Una lumaca, 4 pesci, 7 gatti, Bubi, Buzz, Rimi, Salem, Mirta, Leone, Fujiko. 3 aggettivi per definirti. Allora, facciamo come mi definiscono gli altri. Ale mi dice sempre che sono solare, che non sono simpatica, quindi... sono buffa e sono... aiutami! No amore, tettona non lo posso, tettona, va bene, tettona. È fantastico, bellissimo, è mangiatore di snacks. Il tuo punto debole. Punto debole cosa vuol dire tipo? Il tuo tallone da killer praticamente. Da killer? C'è una cosa che mi fa star male. Ah, ho capito che cos'è il punto debole, tipo per uno un po' sovrappeso magari possono essere i dolci, giusto? No. Cos'è il punto debole? Una cosa che, su cui cadi sempre. Nelle buche? Perfetto. Gli snacks. Se vincessi 1 milione di euro, cosa compreresti per prima cosa? Porterei mia nonna a mangiare un galletto per festeggiare. Una montagna di snacks. Come ti vesti di solito? Molto semplicemente metto una magliettina e dei jeans e magari per essere un po' più fashion una camicia sopra. Con una maglietta, il collare di Zac e il papillon. Che luce. Cosa ti dicono più spesso? Allora, la frase che ogni giorno leggo di più è... mi saluti. Quella che ti dico di più io? Togli le spugne dal lavandino. Pensano che sono il miglior cane che abbiano mai visto. Il giorno più bello della tua vita. E perché proprio il giorno che mi hai conosciuto? Sì, posso dire amore con te tutti i giorni della nostra vita. Che falsa. Smettila. Quando la mamma mi è venuta a prendere, anche se l'ho morsa. Ti hanno mai picchiato? Ho preso qualche sculaccione da piccola, giustamente dico, perché oggi vedo che sono un po' contrari, ma giustamente, e no, nessuno mi ha mai picchiata. Sì, ho preso dei gogo sculaccioni quando mordo i gatti e faccio la pipì in giro. Una cosa che ti rende felice? Il mio fidanzato Platone, ovviamente. Gli snacks e la passeggiata con papà la mattina. La prima cosa che fai al mattino? Le coccole con Cocco, i gogo baci e le gogo carezze. Le gogo coccole con la mamma. Dove dormi? Dormo nel letto col mio fidanzato nella parte sinistra. A parte quando andiamo a casa di Ferruccio, che io dormo nella parte destra. Infatti mi sento molto strana. Tra le gambe della mamma sotto le coperte, così le viene il mal di schiena. Cosa cambieresti del tuo corpo? Allora, il mio corpo di base mi piace molto. Adesso che ho i capelli corti, anche i capelli posso dire, quindi vorrei un po' più di chiappette. Più grandi. Nulla, perché è perfetto così. Una persona che stimi. Per non cadere nel banale, è ovvio che io stimi te. Ah, Amadeus. Amadeus. Mia nonna la stimo molto. Cioè, perché alla sua età lavora ancora, fa il mercato, si dà da fare in 1 miliardo di cose. Brava nonna. Sicuramente Balto. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Le 3 cose che guardi in una persona. Allora, non lo so. Ale, non fare sempre le puppe. Guardo lo sguardo, se è un sex symbol come il mio fidanzato, perché più sex symbol di lui non c'è nessuno. Lo stile, ma non lo stile di come si veste, perché io non sono una che mi piace, diciamo, le cose di marca, ma un po' come si muove, come si, sì, diciamo, lo stile ci sta. Le tasche, se ha del cibo nello zaino e se ha degli snacks. Chi ti attrae? Mi attrae ovviamente il mio fidanzato. Amore, ma tutte queste domande su di te, cioè... La cagnolina del piano di sotto.
Sei innamorato? Sono super innamorata. Sì, del mio fidanzato e del mio cagnolino. Un tuo incubo? Io sogno di correre ma non riuscire a correre. Che un cane grosso mi rincorra. Poverino. Hai mai rubato? A parte il mio cuore. Sì, quando ero piccola, delle carte di Pokémon. Sì, gli snacks della cucina. Ultimo libro letto? Qualche libretto di istruzioni probabilmente. Ma non ho tempo per leggere. Però ho comprato un libro 2 settimane fa, vero? Primo Levi. Io sono un cane, non so mica leggere. Hai mai fumato? Ho provato a fumare e la sigaretta... Mi fuma il sederino quando faccio la cacca d'inverno. Dici le parolacce? Nei video no, nella vita vera quando mi arrabbio un pochino sì. Super wow! Quando sono molto arrabbiato. Di cosa hai paura? Ho paura di infinite cose, buio, acqua, di stare da sola, dei palloncini, dei fuochi d'artificio, di tutto quello che fa un rumore forte. Di stare senza mamma e papà. Dove vorresti vivere? Mi piacerebbe vivere in un posto dove fa sempre caldo, al mare. Non importa, basta che sono con mamma e papà. E gli snacks, ovviamente. Il tuo film preferito? Ne ho diversi, ma ti direi Space Jam. Tom e Jerry. Il tuo drink preferito? Io amo tutte le cose molto aspre. La Coca-Cola, il ginger, il crudino, il tè al limone. Tutte. Acqua all'aroma di snacks. Il tuo piatto preferito? Adoro le costine di maiale, mi raccomando, di maiale alla griglia. Il toast, buonissimo. Il tuo genere musicale preferito? Mi piacciono le canzoni per i bambini. E la canzone di Pinocchio. Vai in discoteca? No, odio la discoteca, non mi piace l'ambiente, no. No, sono un cane. Ti piace il minestrone? Allora, se proprio devo mangiarlo, lo frullo. Se lo frullo, riesco a mangiarlo. Di base non mi fa impazzire. No, schifo. Tale madre, tale figlio. Meglio grassi o magri? Sani, l'importante è sano. Non troppo magro, non troppo grasso. Perché non è salutare, ma una via di mezzo. Grassi, con la pancia piena di snacks. Cosa ti infastidisce di più al mondo? L'ignoranza e specialmente magari chi parla senza essere informato. Ecco. La busta degli snacks vuota. In vacanza, dove e con chi? Con Alessio, in qualche parte sperduta del mondo, magari in Africa. Sulla spiaggia a scavare per cercare il petrolio con mamma e papà. Frase preferita? Sorridi sempre. Chi vuole uno snacks? Se potessi far scomparire qualcosa con uno schiocco di dita, chi e cosa sarebbe? Forse è meglio passare alla prossima domanda. Anzi, Gogo, rispondi tu! La canzone Stand i panni. Proprio la odio quella. Ma no! Stand i panni, ma no! Il tuo sogno più grande? Avere una bella famiglia sana. Una montagna di snacks. Convivenza o matrimonio? L'importante è stare bene, essere felici, ma ora ti dirò matrimonio. A proposito, quando mi sposi? Io sto con mamma e papà, non la voglio la moglie. Ti piacciono gli animali? Amo, adoro letteralmente praticamente tutti gli animali. Sì, io sono un animale. Scuole private o pubbliche? Io sono cresciuta nella pubblica, mi sono trovata benissimo. Direi che le private possono avere qualcosa in più, ma anche qualcosa in meno. Quindi al momento non mi sentirei di rispondere, ma sarei più sul pubblico. Ma non ci vado a scuola io. Favorevole o contrario a la caccia? Assolutamente contraria. Contro. Gli alieni esistono? Beh, non è che in questo universo possiamo esserci solo noi, quindi assolutamente sì. Allora, io non li ho mai visti, però quando sento un'ambulanza faccio... Ti piaci? Mi piaccio molto come persona, sia fisicamente sia... Beh, avete capito. Sì, sono bellissimo. Cosa bisogna avere nella vita? Nella vita bisogna avere un sogno e la voglia di andare avanti giorno per giorno. Almeno 2 snacks al giorno. Come ti immagini tra 20 anni? Tra 20 anni con dei figli adolescenti barra grandi. Non lo so che lavoro potrei fare tra 20 anni, non lo so. Beh, è morto, i cani non vivono così tanto, quindi dammi uno snacks, ora. C'ha ragione anche lui, eh. Chiudi questo video con una bella frase. Se mi vuoi bene, metti un bel like e scrivi nei commenti un bel video da fare con il mio fidanzato Alessio, quello un pochino pelato. Sono stato bravo? Dammi uno snacks allora, subito. Ciao!